Corridori, questo è il video podcast sempre di corsa per correre a lungo, più veloci e meglio. Io sono Lorenzo Lotti, running coach, corridore, ormai mi conoscete. Allora, oggi parliamo di maratona. Sapete che è la mia gara preferita, anche se adesso sto andando sulle 100 km, quindi anche la 100 km, da quando ho vinto l'italiano, mi piace molto, però la maratona è sempre la regina, è sempre iconica, è sempre una distanza che la prima gara che ho fatto è stata una maratona, e è sempre quel che è di magico. Allora, oggi vi do qualche consiglio e oggi mi rivolgo alle persone che si apprestano a correre la prima maratona. Allora, secondo me, facciamo una premessa, fino a una mezza maratona, dico sempre tutti i santi ti aiutano, è un detto che siamo noi qui in Romagna, ma in poche parole diciamo che secondo me fino alla mezza maratona, fino ai 21 chilometri, una persona in autonomia, comunque informandosi, può comunque riuscire ad ottenere un risultato discreto senza problemi. Quando si parla di maratona invece è diversa la cosa, la maratona ha tantissime dinamiche che vanno preparate, allenate, partendo dall'esaurimento delle riserve del nostro fattore limitante, dei carboidrati che sono immagazzinati nel nostro corpo sotto forma di glicogeno muscolare ed epatico. Quindi noi andiamo incontro all'esaurimento di queste riserve, quindi dobbiamo allenarci in modo da preservarle, da essere più efficienti. Dobbiamo ovviamente fare un giusto piano di integrazione e non, come vedo tante persone, pensarci il giorno o la settimana della gara. Bisogna prepararlo mesi prima, provarlo negli allenamenti, nei lunghi, provare il nostro corpo, allenare il nostro corpo a mangiare in gara, a integrarci in gara. Poi ovviamente dobbiamo sviluppare un fattore mentale, comunque 42 km sono tanti, il classico muro che ovviamente può venire per l'esaurimento del glicogeno ma anche per una questione mentale, dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere pronti magari anche a una minima crisi, a una minima difficoltà, dobbiamo arrivarci nel modo migliore possibile sia fisico che mentale. E poi comunque la maratona presuppone anche un tempo di allenamento diverso, infatti dico che comunque la maratona anche in settimana io vedo tantissime persone che sono molto impegnate, sempre di corsa, che non va benissimo, quindi devono incastrare gli allenamenti ovviamente tra il lavoro, la famiglia, gli impegni, e incastrare gli allenamenti per una mezza maratona è un conto, incastrare gli allenamenti per la maratona, soprattutto i lunghi del weekend, perché i lunghi vengono fatti nel weekend appunto perché abbiamo più tempo a disposizione. Ma attenzione, perché nella preparazione di una gara come la maratona, dove noi comunque andiamo a percorrere tanti chilometri, magari per la prima volta, oggi infatti vi do dei consigli e mi rivolgo alle persone che si apprestano a correre la prima maratona, non corridori che l'hanno già corsa. Comunque è importante nell'equilibrio della preparazione maratona, ecco, è importante un equilibrio, l'ho già detto nella parola, è importante avere un equilibrio. Noi non possiamo pensare di essere sempre di corsa tra lavoro e tutto, allenarci in maniera dura e non recuperare, lavorare. Bisogna cercare un equilibrio. È importante l'allenamento, ma è importante anche il recupero. Ricordiamoci sempre che il nostro corpo crea quegli adattamenti fisiologici, metabolici, organici nel momento in cui noi ci riposiamo. È importante dormire bene, infatti il primo campanello di allarme se stiamo andando in over, un po' fuori giro, è proprio il sonno, se noi abbiamo dei risvegli frequenti, se noi non dormiamo bene, bisogna cercare il più possibile di avere un recupero, quindi di avere il momento dell'allenamento, ma avere il momento anche dove il nostro corpo si rimette, si rigenera, mette in atto quei miglioramenti proprio che poi ci fanno assimilare quelle componenti giuste per riuscire a correre la maratona e divertirci, perché comunque il mio obiettivo è quello di riuscire a consigliarvi, anche se comunque essere accompagnati da un coach secondo me verso la prima maratona è indispensabile ed è fondamentale, però la scelta di una persona può essere anche quella di farla in autonomia. Secondo me la corsa comunque deve essere sempre quello che ci piace, deve essere vissuta nel migliore dei modi, e per questo brutto se noi
la prima maratona la soffriamo. Io dico sempre che finita una maratona, una volta tagliato il traguardo, dobbiamo subito pensare alla prossima gara che vogliamo fare. E molte volte, perché la maratona viene vista come una gara eroica, una gara difficilissima, una cosa incredibile? Perché è la gara, secondo me, dove si presenta, dove si scrive più gente impreparata, perché comunque tutti appena iniziano a correre vogliono fare la maratona, magari a New York. E questo ve lo dice uno che io, dopo 3 mesi che ho iniziato a correre nel 2016, ovviamente non ho mai fatto una 5, mai una 10, mai una mezza, ho fatto come prima gara la maratona. Poi io magari geneticamente avevo delle doti, delle fortune, quindi sono andato bene anche alla prima, tra virgolette, non ho riscontrato nessun tipo di muro, anzi l'ho fatta molto velocemente, perché dopo 3 mesi che correvo ho corso la mia prima maratona ai 4,15 di media, e senza orologio, senza scarpe da corsa, insomma in una situazione. Dopo, dal di lì è nata la mia passione, fortunatamente sono cambiato come persona, secondo me in meglio. Sicuramente lo sport è diventato la mia vita, la corsa è diventata la mia vita, e adesso starei delle ore a parlarvi, a raccontarvi, a cercarvi di consigliare. Però quello che ci tengo a dire è che anch'io tutti i giorni lavoro per imparare cose nuove, perché non è bello dire che una persona sa tutto, io studio, cerco di informarmi, le cose migliori secondo me si imparano sul campo, quelle che provo io su me stesso, dai ragazzi che seguo. Comunque ogni giorno, tant'è che la preparazione della maratona, io ogni 2 o 3 settimane qualche piccolo dettaglio cambio, ovviamente piccolo dettaglio, però magari una cosa che penso che sia migliore, più giusta, cerco di dare quella tips in più. E quindi la maratona è bellissima, secondo me tutte le persone del mondo dovrebbero correre prima o poi una maratona. Secondo me l'impegno, la dedizione, il cercare di migliorarsi tutti i giorni verso questo traguardo, questo obiettivo che ci poniamo, comunque è bello, ci migliora come persone, stimola a migliorare le nostre qualità, anche quelle che magari non abbiamo tanto sviluppate. Una volta tagliato il traguardo, secondo me siamo delle persone diverse, soprattutto in una maratona, perché la maratona presuppone un certo tipo di allenamento, un certo tipo di impegno. Io non dico un certo tipo di sacrificio, perché la corsa non è sacrificio, la corsa è impegno. Ovviamente noi abbiamo scelto uno sport di fatica, non abbiamo scelto magari il biliardo o il gioco delle carte, quindi comunque la maratona è uno sport che ci porterà, anche vivendo la gara, a una fatica bella, però deve essere vissuta in modo bello. Non possiamo presentarci a correre la prima maratona con magari gli ultimi 10, 12, 13 chilometri che noi patiamo incredibilmente. Quindi andiamo a vedere come preparare la nostra maratona, prima maratona al meglio. Allora, prima di tutto, diciamo che secondo me dobbiamo avere alle spalle qualche mezza maratona, almeno 3 mezze maratone corse bene, quindi corse senza cali, corse senza particolari problematiche. Come dicevo, io cercherò di portarvi, di darvi dei consigli per correre la vostra maratona e godervela. Non ha senso che gli ultimi chilometri ci trasciniamo, che raschiamo il fondo del barile, perché dopo magari ci passa anche la voglia di correre le maratone. Quindi la base deve essere pronti per correre al proprio ritmo, quindi è importante anche la gestione della gara, importantissima gestione della gara. Però diciamo di, ovviamente la parte finale, il nostro corpo sarà affaticato, ma una fatica gestibile che non ci porterà a un calo drammatico e ci porterà a tagliare il traguardo ed essere veramente felici. Allora, prima di tutto, come dicevo, bisogna avere 3 mezze maratone alle spalle, corse bene, quindi dobbiamo aver consolidato la nostra mezza maratona. Poi possiamo pensare di porci come obiettivo una maratona. Secondo me bisogna avere almeno 12 settimane per l'ultima fase specifica, ancora meglio 16 per un principiante, da poter dedicare alla maratona, quindi concentrarsi alla preparazione della maratona. Scegliamo la nostra prima maratona, ovviamente una maratona facile sarebbe meglio, quindi pianeggiante, non con troppi saliscendi, una maratona facile come percorso, una città che ci piace, quindi magari
coniughiamo anche un viaggio, un'esperienza, la bellezza del paese, del territorio, che mentalmente può essere uno stimolo, magari nei nostri allenamenti lunghi, particolari, pensiamo, usiamo l'immaginazione, pensiamo al giorno dell'evento che sarà molto bello. Come volume, allora, partiamo da, secondo me, numero di allenamenti settimanali. Per fare un bel lavoro noi dobbiamo fare 4 allenamenti settimanali. Immaginiamo il lunedì, immaginiamo il mercoledì, immaginiamo il venerdì e immaginiamo la domenica. Allora, partiamo dall'allenamento del lunedì. L'allenamento del lunedì, che viene subito dopo il lungo, deve essere un allenamento rigenerante. Deve essere un allenamento di fondo lento, magari con qualche allungo, ma deve essere il nostro allenamento rigenerante che facciamo il giorno dopo il lungo. E dobbiamo, possiamo fare dai 40 ai 60 minuti, anche 70 minuti, ma 40-60 va benissimo, in zona 2, rigenerante, con qualche allungo, e ce lo manteniamo fino alla fine. L'allenamento del mercoledì è l'allenamento tecnico, cioè l'allenamento con delle variazioni, con delle, chiamiamole ripetute, ma diciamo che è importante comunque dare anche una variazione. Io consiglio all'inizio magari inserire dei 400 metri, quindi 6x400 metri. Innanzitutto è importantissimo calcolare le zone, nella mia app le potete calcolare, ricordiamoci che la nostra zona 1 è il recupero, la nostra zona 2 è il fondo lento, la nostra zona 3 è il fondo medio, la nostra zona 4 è la corsa in soglia anaerobica, la zona 5 è la capacità aerobica, il Vmax. La nostra maratona noi la correremo a un ritmo medio tra il fondo medio e il fondo lento, quindi tra Z2 e Z3. Ovviamente un corridore evoluto sarà più verso la zona 3, più verso il ritmo mezza maratona. Un corridore principiante alla prima maratona non guardiamo il tempo, cioè lo guardiamo per la strategia di gara, ma non deve essere il primo obiettivo il tempo, deve essere una conseguenza di un percorso fatto bene. In ogni modo noi la corriamo possiamo correre anche a una Z2 veloce o una Z3 comunque lenta, quello lo vedremo dopo. Quindi il nostro allenamento tecnico del mercoledì possono essere delle ripetute da 400 metri, 6x400, 8x400 con recupero 2 minuti, e dopo inseriamo delle ripetute da 1000, quindi 4x1000, 5x1000, 6x1000, e man mano che andiamo verso la maratona facciamo delle ripetute sempre più lunghe, quindi 2000, 3000 e anche qualche 5000. Ovviamente la ripetuta da 5000 metri sarà una ripetuta praticamente a ritmo gara, non la faremo in Z4 ma la faremo in Z3 alta. E comunque allungheremo, saranno degli step dove allungheremo questa velocità abbastanza impegnativa, comunque una velocità che non è quella rigenerante di fondo lento, per diversi chilometri alternata dagli step di fondo lento. L'allenamento del venerdì può essere un progressivo, può essere un Faltrek, può essere un fondo medio, un lento medio, comunque un allenamento medio che va a sviluppare la potenza lipidica, comunque un allenamento con delle variazioni non esagerate, non in soglia anaerobica, quindi lavoriamo sempre in zona aerobica, ma variamo, facciamo delle variazioni nel nostro corpo, che sono molto importanti per stimolare proprio questi adattamenti organici, fisiologici. Cioè noi dobbiamo preparare il nostro fisico, cioè creare quegli adattamenti muscolari, tendini, articolari, quindi dobbiamo preparare il nostro corpo a correre tantissime ore, diverse ore, diversi 42 chilometri, comunque sempre correndo a una velocità comunque abbastanza impegnativa. E quindi è molto importante anche preparare le articolazioni, i muscoli e i tendini. È importante allenare il nostro fisico, perché come dicevo deve lavorare il fegato, la mise, i polmoni, il cuore, cioè devono lavorare tutti i nostri organi, e facendo questi allenamenti con una certa organizzazione noi riusciamo comunque a creare quegli adattamenti. Quindi dicevo dei Faltrek, il Faltrek è un allenamento bello, a sensazione, può essere sia 30 secondi di lavoro, 30 secondi di veloce, 30 secondi lento, è un gioco, potete farlo come volete, anche senza un programma fisso, variate le stimolazioni, quindi il percorso, l'andatura, la salita, la discesa, il progressivo, che è un allenamento molto importante, lo inserisco spesso perché comunque
ci allena al tenere duro. E il progressivo ovviamente può essere fatto al medio, lento, comunque inserite, magari se dovete fare un allenamento a fondo lento a 5,50 il chilometro, di 9 km, fate i primi 3 km ai 5,55, quella centrale è 5,50 e gli ultimi 3 ai 5,45, quindi è venuto sempre l'allenamento ai 5,50, ma con una progressione. Cosa serve questa? Per stimolare, cioè viene quello che non avverrà nella gara, perché nella gara voi alla fine magari calerete, non è che aumenterete. E quindi stimoliamo il nostro corpo a tenere duro e ci torna utile proprio negli ultimi momenti di gara. L'allenamento più importante per uno che si approccia la prima volta alla maratona è sicuramente il lungo. Il lungo, che comunque può essere fatto, io per un principiante consiglio tutti lunghi costanti, ma non troppo più lenti del ritmo maratona, cioè non dobbiamo fare lentissimi lunghi. Noi inizieremo a 16 settimane da un lungo di 15-16 km, che è lungo per modo di dire, comunque 15-16 km, fino ad arrivare al lunghissimo, a 21 giorni dall'evento, perché noi a 21 giorni facciamo il picco. Poi dopo faremo del tapering, dopo scaricheremo e vi parlerò del tapering degli ultimi 3 settimane. Quindi faremo progressivamente 2 settimane di aumento di chilometraggio, magari 2-3 km alla volta, e una settimana di consolidamento. Per esempio facciamo 16-18 km e poi facciamo magari un progressivo da 15. Poi facciamo 20-22 e un progressivo da 16. Poi facciamo 24-26 e un progressivo da 18. E poi l'importanza sono quei 3-4 lunghi sopra i 30 km, quindi facciamo un 30, un 32 e un 36, intervallati anche qui da una settimana di calo di chilometraggio, quindi non consecutivi. Di questi tre lunghi io consiglio quello da 30 e quello da 32 con delle parti a ritmo gara. Quindi questi non li facciamo costanti, poco più intendo 15-20 secondi al massimo più lenti del nostro ritmo target. Invece questi due da 30-32 li facciamo con delle parti a ritmo gara, quindi o facciamo una parte centrale, step centrale di 10 km a ritmo gara, o facciamo 2 km normali, fondo lento, 2 km a ritmo gara, 2 km fondo lento, 2 km a ritmo gara. Il nostro ritmo gara, come dicevo, è un 20 secondi più veloce del nostro fondo lento che facciamo, quindi escursioni non sono enormi, sono grandi ma non sono enormi. E invece quello da 36 lo facciamo anche questo costante, ma più vicino possibile al ritmo gara, magari 10, quindi 10 secondi, 15 secondi al massimo vicino a quel ritmo gara. Queste lunghe sono molto importanti. Le ultime 3 settimane scarichiamo, quindi le ultime 3 settimane faremo a 14 giorni dall'evento, la domenica faremo 16 km a ritmo gara, a 7 giorni dall'evento 12 km a ritmo gara. E in generale scaricheremo la penultima settimana di caliamo di un 60% il volume e la settimana precedente caliamo proprio di un 50-40%. La settimana dell'evento facciamo il lunedì un allenamento rigenerante da 40 minuti, il mercoledì facciamo magari una variazione lento-medio per dare un po' di brillantezza. Anche qui che non superi i 50 minuti e poi facciamo il pre-gara. Il pre-gara è l'ultimo allenamento prima della maratona. Per un principiante consiglio di farlo non il sabato ma il venerdì, 30 minuti, blandi, leggera progressione con qualche allungo. Quindi è importantissimo allenare il nostro corpo nel giusto modo. Adesso vi do un'infarinata, ovviamente il mio consiglio è sempre quello di farvi seguire da un professionista perché è molto importante. Ovviamente questi sono delle linee generali, ma è molto importante andare poi a vedere come reagisce il corpo e andare allo specifico. L'allenamento muscolare comunque è questo, l'importante è il lungo, l'importante è arrivare a quei 36 km. Ricordate che quei 36 km sono un vero e proprio test della gara. Io li consiglio nel lunghissimo di fare un vero e proprio test, partire alla stessa ora, fare la colazione 3 ore prima, uguale al giorno della gara, i giorni precedenti fare il carico di carboidrati, comunque il venerdì e il sabato aumentiamo di 300-400 kcal la dose di carboidrati, evitiamo frutta, verdura, cose integrali, evitiamo tutto ciò che può rallentare il nostro intestino, comunque la nostra digestione, colazione base carboidrati con una quota proteica 3 ore prima della gara, la stessa che faremo. E proviamo l'integrazione, va allenata come dicevo l'integrazione, dobbiamo cercare di assumere 40-60 grammi di carboidrati ora, sali, un pre-sport,
Quindi io consiglio magari 5 gel, uno ogni 7 km da 40 grammi, o comunque se corriamo molto in più ore, basiamoci ogni 40 minuti di assumere un gel, ma va tutto provato mesi prima nei lunghi, vedere come reagisce il nostro corpo. Iniziamo con 20 grammi ora, se reagisce bene facciamo 30, poi 40 e man mano vediamo che il nostro corpo non reagisca male. Se reagisce male fermiamo, proviamo un altro prodotto, proviamo diversamente. È importante preparare e allenare tutto, non dobbiamo avere sorprese. E, è importante anche l'abbigliamento, è importante il test, bisogna provare l'abbigliamento, bisogna provare tutto. È importante comunque recuperare, come dicevo, quindi facciamo un massaggio, facciamo dall'osteopata, facciamoci riequilibrare. È importante che tutto vada dal verso giusto. Se abbiamo problemi con gli allenamenti, allora bisogna sedersi un attimo e vedere perché non riusciamo a mantenere questo ritmo e aggiustarlo. Possiamo fare una mezza maratona a 4 settimane, quindi un mese prima, che ci può dare il nostro metro. In base al risultato della mezza maratona possiamo capire cosa possiamo ambire in maratona. È un bellissimo test. Insomma, comunque il mio consiglio è quello di fare comunque un allenamento rigenerante il lunedì, uno tecnico il mercoledì, più o meno in base al vostro grado, ma se avete già 3 mezze maratone riuscite a farlo bene un allenamento tecnico. Il venerdì ci teniamo il nostro allenamento bello, variato, progressivo, variazione al medio, Faltre, che è quello un po' più vivace, ballerino, ma senza andare in Z4, e poi il lungo, che è molto importante, questo va fatto bene. È importante inserire il rafforzamento muscolare, è importante inserire degli esercizi a corpo libero, perché ricordatevi che comunque la maratona è lunga e quindi più abbiamo il corpo tonico, più abbiamo il corpo forte, più riusciamo a mantenere il più possibile una postura corretta. Sarebbe bello anche qualche esercizio con i pesi, anche semplicemente squat, solo con 2 pesi a casa inseriti, magari una volta ogni 2 settimane, mezz'oretta, 20 minuti. Sarebbe importante inserire il nuoto per defaticare, o comunque una bicicletta, una pedalata per defaticare. Comunque, ovviamente, in base al tempo a disposizione, questo è il mio consiglio. Comunque, ricordatevi che per fare questa torta ci sono tanti ingredienti e tante dosi giuste per riuscire a fare una bella ricetta. E è importante il cross training, come dicevo, è importante il rafforzamento, è importante l'integrazione, è importante il giusto abbigliamento, è importante la giusta scelta delle scarpe, allenarsi con delle scarpe che ci proteggano dagli infortuni perché dobbiamo fare tanti chilometri, e poi il giorno della gara possiamo anche permetterci una scarpa giusta. Ed è importantissima la gestione della gara, perché in una maratona è importantissimo. Noi dobbiamo L'errore che viene fatto è partire troppo forte. Se partiamo troppo forti consumiamo tutte le riserve di glicogeno, o comunque andiamo a intaccare le riserve di glicogeno, e nella parte finale magari il fisico inganna la mente, non sentiamo la fatica, ci sembra di non far fatica, invece alla fine la paghiamo con gli interessi. Quindi è molto importante. È molto molto importante la gestione della gara, partire col freno a mano tirato, partire i primi 2, 3, 4 km col freno a mano tirato. Magari se abbiamo dei pacer, delle persone che ci danno il ritmo corretto, perché fare come il tram a strappi è molto complicato, cioè ci porta via delle energie. Tutto deve essere regolare, perfetta la prima maratona, perché tutte le cose che facciamo per la prima volta, ovviamente, che sia una gara, che sia fare una pizza la prima volta, non ci viene bene, e quindi il nostro corpo non sa cosa va incontro. Quindi dobbiamo cercare il più possibile di prepararlo prima. Non potremo mai ricreare la situazione vicina a quella della gara, ma ci possiamo andare vicini. Quindi, e soprattutto non dobbiamo provare cose nuove, non è il momento di sperimentare. E poi errore che il giorno prima della gara dobbiamo riposarci. Se siamo in una città diversa ci viene da camminare tantissimi chilometri, evitiamo, perché ci compromettiamo la gara. Cerchiamo di stemperare la tensione il giorno della gara, di non arrivare troppo ansiosi. Capisco che è la vostra emozione, il vostro obiettivo, però se siamo pronti andrà tutto bene. Una volta che partiamo gestiamo bene la gara, poniamoci degli step intermedi, facciamo i nostri ristori, beviamo tutti i ristori, un sorsettino piccolo, alimentiamoci con i nostri gel già provati, e idratiamoci nei giorni precedenti, facciamo questo carico dei carboidrati come vi ho detto, recuperiamo magari con degli aminoacidi essenziali dopo la gara, reintegriamo subito. Insomma,
viviamoci questa maratona perché è veramente un'esperienza incredibile. Una volta arrivati il giorno della gara è un divertimento, è un piacere, ovviamente uno sport di fatica, però è un piacere se noi abbiamo fatto tutta la preparazione nel modo corretto. Spero di avervi dato qualche consiglio giusto, e io sono sempre disponibile se avete bisogno di una consulenza gratuita nel mio sito, se avete bisogno di essere preparati, ci sono i miei piani di allenamento. Se volete dei consigli, adesso da ottobre metterò un reel tutti i giorni in Instagram e nei social e un reel in app tutti i giorni. E comunque la mia app sempre di corsa, ci sono tantissimi contenuti gratuiti, scaricatela. E niente, questo è il mio consiglio, cercherò sempre di portare contenuti sempre più, non dico professionali, perché a me piace parlare terra a terra, parlare molto semplice, perché la corsa è una cosa semplice, dove si approcciano tante persone che non hanno bisogno di tecnicismi o magari un background di approfondimenti già, di nozioni tecniche. Noi parliamo semplici, siamo corridori, la corsa è facile, però allo stesso modo la maratona va preparata bene. E niente, mettete un like, iscrivetevi al canale, a voi non costa niente, per me invece fa la differenza, perché cerchiamo comunque di crescere anche qui su YouTube, su Instagram siamo già abbastanza forti, ce la metteremo tutta. Mi raccomando, scaricate l'app Sempre di Corsa, iscrivetevi qui al canale. Ciao a tutti, buone corse, mi raccomando, Sempre di Corsa.